ancora la Samoa, tocca Stankovic, Rabona di Di Natale, anticipo di Armero, attenzione a Danilo, palo gol! E l'Udinese in vantaggio con Danilo! Quinto minuto del primo tempo, gran gol di Danilo, si sblocca subito la partita. Adesso li vediamo molto bene, poi ha tirato un gran tiro, una gran botta, niente da fare con Giulio Cesare. L'esterno è Di Natale che sta disegnando calcio, pallone per Basta, esce Nagatomo su di lui, il cross, tac, Floro Flores, pallone verso Armero, anzi si trattava di Asamoah, il suo sinistro. Pallone dentro per Milito in area, prova la palla fuori per Snyder che finta il tiro, poi va la conclusione con il sinistro, c'è il gol! Il gol di Snyder e l'Inter pareggia con Wesley Snyder. Ci è arrivato male Handanovic, una delle rare incertezze dello sloveno. Adesso lo vedi, gli è rimbalzata male, si è buttato per terra prima che arrivasse la palla gli ha preso un strano rimbalzo. Maicon, attenzione allo scatto di Milito che è in posizione regolare, prova a girarsi, poi la finta, Milito, la palla è buona per Snyder, Snyder, il tocco sotto e gol! Wesley Snyder, 2-1 per l'Inter al 28esimo minuto. Un grandissimo gol questo, fa finta di tirar forte, colpo sotto su Handanovic in uscita. Guarin che prende il tempo a pazienza e fa scattare il contropiede dell'Inter con Ricky Alvarez, uno contro uno di Alvarez, limite dell'area, le finte, Alvarez, Alvarez, palo e gol! Che gol di Ricky Alvarez! I minuti sono 37, 3-1 per l'Inter! Ora Asamoah lo attacca Alvarez, Asamoah di forza, poi la conclusione, ci arriva Giulio Cesar. Cross di Domizzi verso Di Natale, grande controllo e poi la parata di Giulio Cesar. Largo a destra c'è Obi, arriva anche Snyder da dietro, lo vede Obi, Snyder prova a prepararsi per il tiro, va alla conclusione Snyder. Pallone lungo, è buono per Floro Flores che ha un grande controllo, Giulio Cesar, una parata da portiere di pallamano. Sembra come che l'Inter ha un peccato originale.